partecipare alla nostra conferenza stampa. Voi comprenderete, amici della stampa, anche amici che della stampa non siete, come per la nostra amministrazione questo sia un momento particolarmente importante. A pochi mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, che ovviamente ha guardato e guarda soltanto al futuro perché non ha ragione alcuna di attardarsi sul passato, siamo stati in grado pochi minuti fa di approvare la ipotesi di riequilibrio dei 5 bilanci che sono mancati alla nostra amministrazione. Quindi bilanci relativi al 2012, al 2013, al 2014, al 2015 e al 2016. Ovviamente bilanci riequilibrati nei numeri e nella sostanza, ma i numeri in questo caso sono la sostanza. Per rendere completo e compiuto il disegno amministrativo manca l'approvazione del bilancio previsionale pluriennale 2016-2018 che la Giunta adotterà alle ore 10 del prossimo 21 novembre. Questo consentirà a quel punto, in quel momento, di ritenere conclusa questa parte rilevantissima del programma elettorale. Gli amici della stampa tutti vorranno ricordare come era stato punto particolarmente qualificante del programma elettorale mio personale, della intera coalizione, quello di giungere nel più breve tempo possibile al riequilibrio dei bilanci. Poco fa, dopo aver ascoltato la ampia e approfondita relazione dell'assessore Giaconia, al quale passerò la parola subito dopo questa mia breve introduzione, ho avuto modo di dire che il riequilibrio dei bilanci mancanti e quindi della situazione finanziaria del Comune di Caltagirone per noi ha rappresentato, fin dal momento successivo alla conoscenza del risultato delle urne, la vera e propria aorta dell'attività che ci accingevamo ad affrontare. Senza il riequilibrio dei bilanci non sarebbe possibile, così come è stato per in questi primi 4 mesi assai complicato, amministrare la città. I bilanci consentono di programmare, di preordinare e poi di spendere le risorse possibili. E mi è particolarmente lieto il potere esternare, insieme ai miei sentimenti di gratitudine alla intera giunta, all'assessore Giaconia, ma anche agli uffici che ci hanno collaborato con particolare, forse non del tutto conosciuto, impegno, almeno nei periodi precedenti, gli uffici di ragioneria, ma anche tutti gli altri, ovviamente, dall'ufficio tecnico a quello del personale, dello sviluppo economico, tutta la struttura burocratica, che anch'essa ovviamente merita qualche momento di attenzione per registrarne compiutamente la tenuta e la capacità di produrre nell'interesse della nostra città. Mi è particolarmente gradito ricordare come noi giungiamo al riequilibrio attraverso il ricorso ad una attività di revisione dei bilanci e quindi a quella che poi sarà meglio descritta dall'assessore Giaconia, la cosiddetta ripulitura dei bilanci, senza ricorrere all'indebitamento ulteriore da parte del Comune con ricorsi a fantomatiche linee nuove di credito o anticipazioni di tesoreria,
e senza quindi dovere ulteriormente mettere il Comune sul dell'indebitamento che avrebbe portato, potrebbe comportare eventuale altro dissesto. Consentitemi, proprio perché guardo al futuro e non al passato, guardiamo al futuro e non al passato, di spendere qualche parola anche sulle cartelle, che sembra essere l'argomento gradito a quanti non sono riusciti ad attenzionare questo aspetto dell'amministrazione comunale nella dovuta maniera. Intanto non c'è nessuna attività di cartelle pazze, ci sono degli errori, lo abbiamo ammesso sin dal primo momento e chi ha commesso gli errori ovviamente sarà chiamato a pagare per gli errori commessi. Perché vorrei qui ricordare che il rispetto del principio di legalità, che è indifettibile, che è requisito, elemento assolutamente imprescindibile, non solo deve mettere tutti nella condizione di osservare il dovere di pagare i tributi, perché altrimenti i furbetti del quartierino avrebbero persino ragione rispetto a quanti invece cittadini ossequiosi delle norme pagano e puntualmente i tributi. Quindi una buona amministrazione, come un buon padre di famiglia, pretende che tutti i figli studino allo stesso modo, che tutti i cittadini paghino i tributi. E siccome chi non paga i tributi sono alcune migliaia di cittadini, non 38.000 o 40.000, ma questo è un aspetto tecnico ed anche di costume che lascio poi al commento di Massimo Giaconia. Noi non ci sentiamo per nulla in colpa nel volere far trionfare il primato della legge, perché l'amministrazione pubblica lavora con le leggi, fa applicare le leggi. Ripeto, errori ce ne sono, se errori ci sono saranno prontamente, alcuni sono già stati nella giornata di ieri corretti dall'amministrazione e chi ha sbagliato ovviamente paga, perché con l'amministrazione che ho l'onore di guidare si ragiona in termini di assoluto rispetto della legalità e non invece di favoritismi a questo o a quello. Si apre una nuova pagina e si chiude la peggiore tra le pagine che la città ha subito e vissuto negli ultimi anni, la pagina dell'onta di un dissesto determinato e poi prodotto e infine deliberato. Si apre, noi ci auguriamo, la pagina invece della programmazione, la pagina della buona amministrazione, la pagina dei conti tenuti in regola. Il riequilibrio dei 5 bilanci che abbiamo appena deliberato e che, ripeto, tra pochi giorni, il 21, con l'adozione del previsionale pluriennale 2016-2018, peraltro improntato alle nuove regole del bilancio armonizzato, come mi insegna il segretario generale, che voglio pubblicamente ringraziare per la costante collaborazione all'attività della Giunta, credo che Caltagirone superi il momento di difficoltà maggiore. E forse notizia utile per la stampa, io non ho notizie da molti decenni a questa parte, ce lo dicevano al Ministero degli Interni quando alcune settimane fa ci siamo ivi recati, il Ministero degli Interni considera il caso Caltagirone il più grave d'Italia. Non c'è nessun altro comune in Italia in atto
che avesse in arretrato l'approvazione di 5 bilanci, 4 dal 12 al 15 più il 16, e non credo che vi sia stata nella storia della Repubblica alcuna amministrazione comunale che con un atto amministrativo sia stata nella necessità di approvare 5 bilanci relativi a 5 esercizi finanziari più il pluriennale 2016-2018. Si tratta insomma di 8 anni di attività finanziaria, di attività di bilancio. Credo quindi che a 17-18 settimane dall'insediamento questo risultato, che è stato particolarmente perseguito con tenacia, con metodo, con costanza da parte di tutta la Giunta e dell'assessore Giaconia in particolare, rappresenti un buon viatico per guardare al futuro. E si tratta di bilanci veridici, si tratta di bilanci reali, e con questo augurio di attività amministrativa, alla quale ovviamente ci atterremo già nei prossimi giorni, io voglio davvero ringraziarvi per l'attenzione, ma del resto voi interpretate come noi la opinione pubblica, voi la interpretate dal punto di vista della curiosità. Non mi sarà sfuggito che personalmente io mi sono sottratto, e non me ne voglia nessuno, anche alle premure affettuose di tanti di voi, ma ho pensato che fosse più giusto in questa fase non partecipare a discussioni da bar, come spesso siamo costretti a fare o ad ascoltare, ma che la migliore risposta fosse quella degli atti amministrativi, cioè della concretezza, del risultato e non del terrorismo psicologico. Nessuno, vi assicuro, nessuno, e meno che mai il sottoscritto, avrebbe voluto dare il via alla notificazione di 46, forse quasi 47 mila avvisi di accertamento. Ma vi assicuro che per non indebitare ulteriormente il Comune e farlo uscire fuori dal pantano e dalla crisi drammatiche nelle quali si trovava e continua tuttavia a trovarsi, non c'era altra strada. E del resto, quando la strada è imposta dalle autorità superiori come il Ministero degli Interni, pena il non riequilibrio dei bilanci, vi assicuro che non c'era altra scelta da compiere. Grazie per la vostra attenzione, e adesso Massimo Giaconia passerà a qualche altra informazione, anche di maggior dettaglio e di esplicitazione del percorso fin qui seguito. Parla al microfono. Questo è quello di una emittente, canale 66, mentre questa è l'amplificazione, la registrazione. Sì. Bene, grazie Sindaco per la introduzione. Siamo contenti e commossi. Siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto e confermiamo che il documento approvato oggi si ispira a quanto individuato dopo 40 giorni di attività. Quando a metà settembre avevamo comunicato, annunciato alla città, che avevamo individuato le azioni che servivano per raggiungere il riequilibrio, oggi, sono passati altri 2 mesi rispetto a quell'annuncio, confermiamo che quelle erano le azioni. Come sapete, il riequilibrio si è basato su essenzialmente 2 azioni. La prima è stata un riaccertamento straordinario dei residui passivi che ha consentito di individuare i reali creditori del Comune e per questo effetto eliminare dei costi che rimanevano iscritti per gli anni precedenti e che non erano dovuti.
Questo vale circa 5 milioni, la città lo sa da tempo. Poi si trattava di costruire un ponte che reggesse evidentemente con un secondo pilastro. Il secondo pilastro, oltre ai costi, al contenimento e quindi all'azione che abbiamo fatto, è stata un'azione molto complicata, un'azione durissima, perché ha dovuto scrostare diciamo parecchia ruggine da meccanismi che si erano inceppati. Il secondo pilastro è stato dover agire sulle entrate. Già sapete che quando la città veniva portata a conoscenza di 9 milioni, 10 milioni di disavanzo, quel disavanzo era basato su una serie di costi, e una parte sono stati eliminati con l'azione che vi ho descritto, ma si basavano sul presupposto di iscrizione di entrate, che non erano tutte incassate. Perché allora l'attività di accertamento si è resa necessaria? Non perché con l'accertamento si ha il titolo giuridico per iscrivere delle somme che il Comune ha diritto di incassare. Il titolo giuridico ad iscrivere delle entrate per quanto riguarda l'IMU è il possesso della seconda casa, per esempio, da parte dei contribuenti. Ma quando il 15 settembre abbiamo incontrato il funzionario del Ministero, quindi i controllori di secondo livello e anche i controllori di primo livello, cioè i revisori del Comune, ci facevano notare che il problema di un comune in dissesto è dato dalla incapacità di esigere le entrate da parte dei contribuenti. Allora ci siamo concentrati sulle modalità, sulle procedure, quindi è stato preteso da parte degli organi di controllo, il Ministero innanzitutto, che si facesse un'attività di accertamento mirata alla riscossione. Perché vedete, il tema del dissesto è il vero tema della questione meridionale. E non la questione meridionale studiata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che iniziava a creare un divario tra nord e sud, ma una questione meridionale recente. Alla fine di luglio in Italia c'erano 85 comuni in dissesto. Oggi sono di più. Alla fine di luglio degli 85 comuni in dissesto, 17 erano in Sicilia, 26 in Calabria, 24 in Campania, 14 in Puglia. Sopra Roma, 4 comuni in dissesto. Perché? Il Ministero dell'Interno ci ha dato la risposta il 15 settembre, ma si conosceva, però ci ha dato una risposta empirica. Se non modificate l'atteggiamento sulle entrate, non uscirete mai dal dissesto e mai approveremo una situazione di riequilibrio. Quindi abbiamo fatto una pulizia straordinaria di secondo livello. La prima pulizia straordinaria è stato nel cercare di ricondurre a ragione, a ragionevolezza, i costi che erano iscritti, che non dovevano essere iscritti. La seconda pulizia straordinaria è stato quello di mettere le mani ad una macchina amministrativa che aveva delle evidenti, oggettive difficoltà a riscuotere somme che appartengono alla massa attiva del Comune, a somme che servono a pagare la macchina del Comune, a somme che servono a pagare i dipendenti del Comune. Perché i costi si pagano con le entrate, i costi non si pagano con i debiti ulteriori. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che non è stato fatto negli ultimi 5 anni. 47.000 avvisi di accertamento sembrano un'enormità, ma non lo sono. Abbiamo accertato 4 anni, per la verità anche un quinto anno per quanto riguarda i rifiuti, 9 annualità. Ma diciamo, abbiamo accertato 4 anni. E se dividiamo i 47.000 accertamenti per le 8 annualità, quindi 2 tipologie di imposte per 4 anni, abbiamo circa
6.000, poco meno di 6.000 avvisi di accertamento per tipologia di imposte per anno. Questo da un punto di vista matematico è un facile esercizio, non so se tra la quinta elementare e la seconda media, ma sicuramente quando un ragazzo sta formando i suoi primi principi di matematica elementare, se dividiamo 47.000 diviso 8 fa 6, questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati destinatari degli avvisi di accertamento non 38.000 cittadini, quindi anche i neonati e i bambini, no, sono stati destinatari degli avvisi di accertamento 6.000 persone, sempre le stesse, ne ha ricevuto 6 o 7, o 8, o 5, dipende, però sempre un certo nucleo, ristretto, il 30% dei contribuenti, perché il 30%, 35% è la percentuale di contribuenti che a Caltagirone, come in Sicilia, come nel sud, non pagano le imposte in modo spontaneo. E il Ministero ha detto, smettetela. Allora noi abbiamo fatto due cose. La prima, abbiamo continuato un'azione che aveva intrapreso il commissario. Il commissario ha nominato ad agosto del 2015, anzi a luglio del 2015, una società di consulenza che aiutasse il Comune di Caltagirone ad emanare, a notificare avvisi di accertamento. Quando siamo arrivati in Comune, a luglio del 2016, dopo un anno, non erano stati emanati avvisi di accertamento. Vi rendete conto quindi della difficoltà organizzativa, amministrativa, logistica che rendeva quasi impossibile notificare avvisi di accertamento. Senza la notifica degli avvisi di accertamento il Comune non sarebbe qui oggi a dire abbiamo approvato un bilancio in riequilibrio. Perché la notifica degli avvisi di accertamento ci consente, primo, di mantenere l'iscrizione di quelli che si chiamano residui attivi, cioè imposte iscritte che pensiamo di incassare, che ancora non hanno avuto effettività sull'incasso, e di iscrivere alcuni milioni di imposte addizionali che ci aspettiamo di incassare e che derivano dagli avvisi di accertamento. Questi sono i due elementi fondamentali che hanno consentito di ottenere un riequilibrio economico. Ci siamo ostinati e ci ostiniamo a mantenere la nostra posizione, che è quella di confermare che le entrate ci servono anche per un riequilibrio finanziario, perché con le entrate pagheremo i costi. E vi fornisco una informazione rilevante per comprendere la ragione per la quale creeremo un grandissimo danno alla comunità se immaginassimo di finanziare ulteriormente, indebitare ulteriormente il Comune per pagare i costi, assumendo per un attimo, questione non semplice, che ci sia un soggetto che sia in grado e nelle disponibilità di finanziare il Comune di Caltagirone con tutti i debiti che ha. E il dato è il seguente: noi abbiamo un bilancio intorno ai 35 milioni di entrate. 6 milioni di queste entrate servono, sulla parte corrente, servono a ripagare debiti e interessi. 3 milioni di interessi e 3 milioni di restituzione in conto capitale. Questo vale per i prossimi 20 anni. Chi ha gestito il Comune sino ad oggi ha creato un debito per i prossimi 20 anni di 6 milioni fisso. Questa amministrazione, nel rispetto dei principi di chi ha governato questa città 100 anni fa, vuole che la città possa avere dignità e orgoglio, che la città possa rinascere, interrompere l'emorragia che la porterebbe di nuovo ad un baratro. Purtroppo abbiamo questa eredità, un'eredità non rinnegabile. Per i prossimi 20 anni il Comune pagherà 6 milioni a questo titolo, grazie a chi i debiti li ha fatti nel passato. E chi oggi dice che i costi si pagano con i debiti
oltre a non avere le competenze, non ha la sensibilità amministrativa a ulteriormente offendere la dignità di questa città. E la nostra attività l'abbiamo svolta secondo i principi di Don Sturzo. Era lui l'amministratore al quale mi riferivo, che dal 1905 al 1920 ha governato questa città. Utilizzando una frase che nasce da uno dei suoi testi, servire e non servirsi. Questo abbiamo fatto, questo faremo. Perché abbiamo agito con competenza, ma non bastava. Abbiamo agito con determinazione, ma non è bastata. Abbiamo agito con perseveranza. Solo unendo le idee e all'implementazione delle idee, a quello che Mazzini chiamava pensiero e azione. Nella mia attività professionale ho avuto incarichi importanti, di rilievo, e in molti consessi c'erano tante idee. Spesso le idee non bastano da sole, le idee possono essere meravigliose, le idee hanno bisogno di essere implementate. Spesso il difetto nella ottenere successo da un'iniziativa è che un'idea meravigliosa non si ha la capacità di portarla a termine. Devo dire però che imbattendoci e imbattendomi sui temi che riguardano la vita amministrativa di Caltagirone, ho visto che da una parte della città non c'erano nemmeno le idee. Perché chi dice che bisogna indebitarsi per pagare i costi? Chi dice che bisogna ottenere dei regali dallo Stato, il famoso contributo a fondo perduto, quando questo regalo non è più praticabile per violazione di norme di legge? Chi dice che abbiamo invaso la città di avvisi di accertamento e quindi abbiamo fatto un'azione che non doveva essere fatta? E ieri abbiamo avuto un incontro molto interessante con chi rappresenta i contribuenti nel pagare le imposte, cioè con i CAF, con i commercialisti. Abbiamo individuato delle modalità per facilitare il pagamento dei tributi da parte dei contribuenti e dei cittadini. Dicevo, noi abbiamo sposato questo principio mazziniano di pensiero e azione, l'abbiamo dimostrato ieri. Ci siamo resi conto di errori fatti nella notifica degli avvisi di accertamento. Gli incontri di ieri sono stati tecnici per rilevare gli errori. Abbiamo detto che siamo disposti, creando dei canali privilegiati con i CAF e con i professionisti, ad ottenere una lista di contribuenti nei cui confronti è stato notificato un avviso errato e a rettificarlo e annullarlo immediatamente. Abbiamo fatto di più. Abbiamo detto che dalle casistiche rilevate, che ormai abbiamo individuato, che sono 4, di errori nella notifica degli avvisi di accertamento, cercheremo di individuare queste casistiche e di annullare d'ufficio gli avvisi di accertamento errati. Non vogliamo creare nessun pregiudizio, nessun fastidio ai contribuenti. Attenzione, stiamo parlando di avvisi di accertamento nell'ordine di 30, 40, 50 euro. È un grande fastidio ricevere un avviso di accertamento di 50 euro, ma di questo stiamo parlando. Poche centinaia di contribuenti sono stati destinatari su 6.000, alcune centinaia di contribuenti sono stati destinatari di avvisi di accertamento errati, li rettificheremo. Ma non si può creare un polverone in città su una notizia destituita di fondamento dove, grazie a pensiero e azione, abbiamo subito rettificato l'errore fatto. Ci siamo scusati con i contribuenti e in tempi rapidissimi creeremo le condizioni per rimediare all'errore. Una terza e ultima
Considerazione sul bilancio che abbiamo approvato, il sindaco diceva pochi minuti fa, alcune decine di minuti fa ormai, ed è un regalo che ci deriva dal dissesto. Il 25 di ottobre del 2016, 20 giorni fa, il Ministero dell'Interno ha approvato la relazione conclusiva dell'organismo di liquidazione, che chiude l'analisi, che chiude il rendiconto del dissesto con un avanzo di circa 1.700.000 euro. L'avanzo di 1.700.000 euro deriva da cosa? Deriva dall'aver recepito tutti i debiti, dall'aver recepito tutti i crediti, dall'aver negoziato parte dei debiti, tagliato 5.500.000 con la negoziazione al 50% con alcuni contribuenti che hanno aderito. Quindi il tema è: il dissesto è servito? I numeri dicono di sì, abbiamo tagliato 5.500.000 e ereditiamo un avanzo. Iscriviamo questo avanzo nei conti del 16 e questo ci consente di essere più sereni nel aver raggiunto una situazione di riequilibrio economico. I prossimi due passi saranno il riequilibrio finanziario e dal gennaio del 2017 si volta pagina per avere progetti di investimento e di sviluppo della città. Grazie. Domande.